Il paralitico è guarito da Gesù, ma ciò è stato possibile grazie all'impegno di 4 amici. Questa iniziativa di grande solidarietà è sostenuta e alimentata dall'amore verso l'amico ammalato. Forse i 4 non avevano una grande profondità di fede, forse non si fidavano nemmeno di Gesù, ma il desiderio di vederlo guarito ha lasciato in secondo piano le diversità religiose. La solidarietà aiuta a superare le divisioni e a camminare insieme. Peraltro, nonostante l'impossibilità di arrivare a Gesù dalla porta, trovano una soluzione: passare dal tetto. Di fronte alle difficoltà, non bisogna arrendersi. L'amore è creativo, spinge a cercare strade nuove, a sperimentare metodi diversi, stimola audacia, fa crescere il coraggio. Ha scritto San Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica Novo Millennio Ineunte del 2001. È l'ora di una nuova fantasia della carità, che si dispieghi non tanto e non solo nell'efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali a chi soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma come fraterna condivisione. Dobbiamo fare questo in modo che i poveri si sentano in ogni comunità cristiana come a casa loro. La parola che oggi ci regala il Vangelo è solidarietà.